Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Silvia, oggi facciamo un unboxing, uno spacchettamento di alcune novità. Allora, eccoci qua, ho un po' di cose da aprire, da mettere quindi a posto, volevo aprirle insieme a voi anche perché di qualcosa volevo magari vedere se è il caso di fare un video magari dove le provo, se possono essere insomma prodotti che magari possono essere interessanti per voi da vedere all'opera. Allora, innanzitutto sapete che mi è piaciuto tantissimo negli ultimi mesi il prodotto di L'Oréal Unbelievable Brow e avevo ricevuto anche altri prodotti per sopracciglia, tra cui la matita, sto cercando di recuperare, eccola qua, ossia la Skinny Definer Brow Artist, che appunto sto testando e sto provando, quindi la sto mettendo in opera, quindi magari fatemi sapere se nel video che vorrei fare, che adesso vi faccio vedere qua un po' tutte le cose ricevute, volevo fare un video di prova di questi prodotti, magari può essere interessante anche mettere all'opera la matita. Il secondo prodotto, sempre L'Oréal, sempre sopracciglia, è il Brow Artist Expert. Questo invece non l'ho proprio ancora provato e quindi ne ho due. Quindi fatemi sapere, la matita con la micromina, praticamente è un'automatica, con la mina sottilissima e dall'altra parte lo scovolino, che si chiama appunto Brow Artist Skinny Definer, oppure il Brow Artist Expert, che invece è quella praticamente matita un po' più spessa con una sorta di forma triangolare della punta e dall'altra parte appunto sempre lo scovolino. Ditemi quale vi può piacere di più, o se volete magari facciamo un video prova con un sopracciglio con un tipo e una di un altro, e quindi insomma queste sono senz'altro due matite che voglio provare, perché di quel kit che avevo ricevuto, credo forse questo di avervelo fatto vedere, avevo ampiamente utilizzato e sto utilizzando l'Unbelievable Brow. Anzi, questo non è nemmeno quello che ho ricevuto l'ho regalato, perché era troppo scuro per me. Io mi sono comprata la tonalità più chiara perché mi è piaciuto da impazzire, lo trovo fighissimo. Sempre di L'Oréal ho ricevuto questo cofanetto. Questo è molto più recente rispetto alle sopracciglia, che sono di quest'estate se non sbaglio, estate scorsa. Questo cofanetto è la Cor Parfait, che è un correttore con crema occhi, attenzione, quindi è praticamente un correttore particolare. C'è una cosa molto carina qua nel frontespizio della scatola, che è praticamente la possibilità di inquadrare col telefono questo QR code e di andare praticamente a scegliere il colore e indossarlo con la prova virtuale. Quindi io presumo che si possa fare sul sito. In ogni caso, vedete, è questo qua. Non so se magari potete fare uno screen e salvare il QR code sul vostro cellulare, non ho idea, magari provateci. Comunque adesso ve lo faccio vedere. E poi è carina anche questa cosa che hanno fatto qua dietro, che dice L'Oréal per la sostenibilità ambientale, la box è certificata 100% riciclabile e puoi anche riciclare togliendo il fondo della box e utilizzandola come portatrucchi, portafoto, portadocumenti o portagioie. È un disclaimer carino. Visto i tempi che corrono, ci sta tutto. Allora, questo è l'interno del cofanetto. Vedo che c'è praticamente una ruota del colore, e dice trova la tua shade, e praticamente ti dà la possibilità appunto di andare a vedere quale potrebbe essere la shade più adeguata, perché mette tutti i vari colori. Ma venendo al correttore, dice correttore con crema occhi per occhiaie, idrata la pelle, piccole rughe e segni di stanchezza visibilmente ridotti, quindi è praticamente un insieme di contorno occhi trattante, quindi una crema contorno occhi e un correttore. Qua io ho 6 colorazioni, a partire dalla 1-2D che è l'ivory beige, 1-2R che è il rosa porcellana, il 3
barra 5.5R che è il pitch, quindi dovrebbe essere ottimo per coprire appunto o proprio fare color correcting, il 3.5N che è un natural beige, il 4.7D che è il golden sable, quindi sabbia dorata, e il golden honey che è il 7.5.9D. Ve le faccio vedere dall'inizio in modo che, se non si è capito quello che ho detto, ve le faccio vedere bene da vicino, scusate, non dall'inizio. Eccoli qua, quindi vedete c'è anche il color pesca, in modo che se dovete proprio correggere un'occhiaia particolarmente scura, con il pesca di solito ci si riesce, poi magari si usa un colore che può essere uno dei due chiari o magari questo per andare a illuminare. Io questi li vorrei provare, quindi assolutamente vorrei inserirli in un video test, fatemi sapere se può essere interessante. Poi ho ricevuto per la prima volta da Cosmify, ho ricevuto la Glitter Eve, questa palette. Io non avevo mai ricevuto le palette appunto di Cosmify in collaborazione con un po' di youtuber, appunto, che sono tutti iscritti qua dietro, sono 3, 6, 9, 12 youtuber addirittura. Ve li faccio vedere, eccoli. Dovrebbero leggersi, non li leggo tutti perché sono veramente tanti, e questa volta appunto mi ha fatto molto piacere la palettina. Era molto molto ben avvolta all'interno di questa scatoletta, con il pluriball, la carta velina e anche un foglietto che diceva chi era la persona, un ragazzo, non ricordo il nome, che aveva impacchettato, che si era occupato di impacchettare il prodotto, quindi l'ho trovata una cosa molto carina. La palette ha un pack esterno nel quale appunto la palette stessa potete farla scorrere, ecco, scorre all'interno, okay, non so perché si era incastrata, ecco qua, questo è il pack esterno. Il pack interno molto solido in cartone con i dettagli glitter appunto argento. Quando si apre praticamente ha questa specie di scomparto che circonda lo specchio, che si va a incastrare nella palette. Di solito faccio fatica perché ho voluto lasciare la pellicola trasparente sopra, quindi becco sempre la pellicola, ma a volte, vedete, anche nel chiuderla, se batte così dovete fare in modo di farla abbassare così e poi chiuderla. Io, che spesso faccio così, mi vado a incastrare, quindi ha questo pack un po' particolare. Si apre completamente, comunque, nel senso che la potete girare completamente, ha uno specchio molto grande e questi sono i colori. Ovviamente, come vedete, ha quattro super 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 mega glitterati, o per meglio dire, aspettate, dovrei avere il foglietto che li spiega. Sì, esatto, eccolo qua. Dice che le colorazioni sono 7 matte e ovviamente sono le 6 centrali, 3, 3 più questo qua scuro. Poi dice 4 colori metallizzati, 4 glitter e 2 shimmer, quindi 4 colori metallizzati, ovviamente sono questi, 4 colori glitter, 1, 2, 3 e 4, e poi un colore shimmer che dovrebbe essere questo qua, ok? Quindi 4 metallizzati, 4 glitter, 1 shimmer e 7 matte. È molto colorata, ma probabilmente ci si possono costruire anche dei look abbastanza neutri, pur con qualche sbrilluccichio, per esempio questo colore, anche questo colore, più questi due glitter, questo shimmer o metallizzato che sia, con questi riuscite a costruire dei look che secondo me non sono particolarmente eccentrici, ma se ben dosati anche diciamo i colori. Forse l'unico che non è molto nelle mie corde è questo viola, questo blu invece non mi dispiace affatto, e tutte le altre tonalità devo dire che mi piacciono abbastanza, mi piacciono parecchio. Sono più fuori dalla mia zona di comfort appunto questo nero glitterato, che io uso un po' meno, il viola e il blu.
Per il resto dei colori io li utilizzo particolarmente. Non ho idea del prezzo di questa palette, non ho controllato, quindi non ve lo so dire, poi magari controllerò, però fatemi sapere se vi può interessare, piacere, l'idea di realizzare magari un look nel video dove vi faccio vedere anche magari le matite, sopracciglia e i correttori. Allora, ho poi ricevuto il nuovo dispositivo di Foreo, l'UFO 2. Io, già che questo in pratica esteticamente è identico, pressoché identico, se non che questo è più nuovo perché io lo uso tantissimo, il mio precedente, adesso lo andrò a sostituire con questo, magari regalerò a qualche persona, insomma qualche amica, l'altro UFO, perché questo praticamente è uguale a livello di aspetto, però ha tutto lo spettro cromatico, quindi ha 8 luci. La terapia LED che praticamente utilizza in questo Foreo potenziata è a 8 luci, ha la termoterapia e la crioterapia, quindi in pratica che cosa fa? Ha sia delle pulsazioni soniche, sia la terapia della luce e sia la terapia calore e crioterapia, quindi praticamente quando voi lo andate ad attivare, potete farlo o con il pulsantino che c'è qua, oppure connettendolo, che è la cosa migliore, alla vostra app che potete scaricare sul cellulare. Posizionate qua la maschera, vi faccio vedere, vedete, sono queste maschere, la Make Me Day e la Call It A Night, che sono appunto una da giorno, una da sera. Questa è comunque, una è più idratante, ecco, diciamo, io le faccio sempre la sera in ogni caso. Questa è idratante all'acido ialuronico e all'alga rossa, mentre la Call It A Night è rivitalizzante e nutriente. Sono praticamente 7 maschere queste qua, e io le ho trovate molto convenienti perché costano 9,90 queste due tipologie, che sono le prime che sono uscite di Foreo. Hanno praticamente, sono piccole maschere di tessuto rotonde, voi le applicate qua sopra, le bloccate con il dischetto appunto che c'è in dotazione, e poi potete, ripeto, o attivare direttamente da qua e parte un trattamento standard, credo ridotto, veloce, insomma, o altrimenti connettete l'UFO, come vi consiglio di fare, all'app e andate a leggere il codice a barre che c'è qua. L'app legge il codice a barre e sa quale maschera state utilizzando e fa partire il trattamento cronoterapia, crioterapia o termoterapia specifico per la maschera, e anche di pulsazioni ovviamente. Io lo utilizzo sia con, peraltro, se non sono stata chiara, avevo fatto un video sul Foreo che vi spiega esattamente che tipo di device è, quindi ve lo lascio qua, magari vi interessa andare a vederlo per chiarirvi meglio le idee. Io lo utilizzo sia con le maschere appunto di Foreo, ma anche con le maschere che utilizzo in tessuto. Io faccio una maschera quasi tutte le sere, e quindi quando vado a utilizzare le maschere in tessuto, proprio per far penetrare meglio i principi attivi della maschera, vado proprio a andare sopra, cioè vado sopra la maschera ad utilizzare il mio Foreo, che sento proprio mi fa penetrare meglio i principi attivi della maschera. Detto questo, mi hanno mandato anche due nuove tipologie. In questo caso si tratta di 6 pezzi per confezione, e il costo è diverso, costano credo 19,90 se non sbaglio, però sono delle maschere particolari, una con ingredienti giapponesi e l'altra bulgari, perché questa è a base di rosa bulgara e questa è a base di tè verde appunto giapponese, purificante questa, idratante questa. E stavo andando a vedere appunto le specifiche, ovviamente questa è per pelle mista, quindi va bene anche per pelle mista, ma che abbia anche problemi di irritazione, attenzione, ha un'azione rinvigorente, contiene tè verde giapponese ed estratto di radice di Ulmus davidiana, e grazie alla sua dolcezza e delicatezza la potete anche fare tutti i giorni. Mentre quella alla rosa bulgara, e questa alla rosa bulgara è la soluzione ideale per la pelle secca, idratante, rinvigorente, maschera alla rosa che ristabilisce il giusto livello di idratazione. Di tutti i prodotti che vi ho menzionato, ovviamente vi lascio il link in info box, sia Foreo che altri. Concludendo sul Foreo, spesso mi è stato chiesto
cosa penso appunto di questo dispositivo, visto che ovviamente non ha un costo economico super abbordabile. Secondo me è un device perfetto se volete fare o farvi un regalo e siete delle persone estremamente amanti della skincare. Quindi se siete quelle persone che provano tanto piacere nel dedicarsi alla cura del sé, alla cura appunto della propria pelle, ai trattamenti beauty. Io per esempio da quando ce l'ho lo uso veramente tantissimo, ripeto, anche in usi che ho sperimentato essere alternativi rispetto all'utilizzo classico della maschera. Magari poi vi farò vedere, vi farò un video su una skincare magari completa del momento e vi faccio vedere come lo utilizzo. Però ripeto, lo uso e quindi certo io non l'ho comperato, ribadisco, l'ho ricevuto, però devo dire che da quando l'ho ricevuto ho constatato che è un qualcosa che uso veramente, non dico tutte le sere, perché ci sono le sere in cui faccio le maschere a risciacquo e quindi magari non lo utilizzo per la maschera, ma se faccio maschere in tessuto non manca mai, quindi per me è un ottimo dispositivo che poi ognuno in base alle proprie disponibilità economiche o comunque a quanto ci tiene ad investire in quel campo della skincare deciderà appunto se prendere oppure no. Senz'altro è ovvio che non è un qualcosa di indispensabile, però è un bellissimo sfizio, piacevole, secondo me molto utile per chi ama la skincare. Mi è arrivato anche un pacco di Yves Rocher gigantesco. Yves Rocher ha lanciato dei nuovi colori che vi faccio vedere subito, cioè dei nuovi colori, scusate, dei nuovi prodotti, oggi non so parlare, e vi faccio vedere appunto la scatola. Eccola qua, questo è il pack che mi è arrivato. Dice: abbiamo selezionato le tonalità più adatte a te, ma ce ne sono molte di più, gamma degli scuri, dorati, beige e rosati, un prodotto vegan, 86% di ingredienti di origine naturale, 30 shade, quindi sono veramente tante, 30 shade. C'è il pennello che vi faccio vedere, che non è assolutamente uno dei miei pennelli favoriti. Io non applico mai, devo dire, il fondotinta con questo tipo di pennello. Si può assolutamente provare, ma i miei pennelli preferiti sono buffer o comunque spugnette. Però detto questo, ovviamente si tratta di un nuovo fondotinta a 10 ore di durata, antinquinamento, rivelatore di luminosità. Si chiama Le Radieux. Adesso ve lo faccio vedere aperto, e in più c'è anche la cipria in polvere libera della linea, non dice Le Radieux, però non so se questa è, perché sapete che io adoro la cipria di Yves Rocher, che però non mi ricordo come si chiamasse, l'ho usata per anni e anni. Questa però mi sembra differente, perché quella era o rosata o gialla come base, mentre questa è trasparente, è una cipria in polvere libera, però la possiamo tranquillamente andare ad utilizzare. Come colori io ho il beige 025, il beige 000, il beige 050, il beige 100 e il beige 150. Quindi ho le prime, probabilmente 1, 2, 3, 4. Sì, secondo me sono in linea, sono le prime 5, non vedo dei salti, più appunto il pennello. Quindi potrei assolutamente andare ad applicarlo, prendo una colorazione a caso, fare un video insomma dove lo applico e prendo adesso una colorazione a caso, ve lo faccio vedere. Sapete che uno dei fondotinta preferiti della vita per me è proprio un fondotinta di Yves Rocher, quindi proprio in assoluto il fondotinta che mi piace di più è il Pure Light di Yves Rocher, quindi sono molto curiosa di provare Le Radieux. Peraltro ho visto numerosi post che parlavano di questo prodotto, ve lo faccio vedere ecco da vicino. Niente, fatemi sapere se l'idea di look realizzata con cipria, correttori, fondotinta, matite sopracciglia e poi andare a fare gli occhi con la Glitters Eve. Per il resto insomma ovviamente utilizzo altri prodotti per labbra, guance, viso, contouring eccetera. Chiudo questo video facendovi vedere sempre dei prodotti di Yves Rocher, ma corpo. Mi sono arrivati i gommage vegetal detox e rich. Sono dei gommage corpo in tubo molto morbidi che devo ancora provare, e sono 100% con granuli vegetali da estratti botanici, da semi in pratica.
Questo è con burro di karité ed è quello che ovviamente ha la funzione sfoliante e nutriente. Questo qua, poi c'è il gommage detox per esfoliare ma anche detossificare, che è praticamente al carbone vegetale, anche questo ovviamente con estratti 100% vegetali per quanto riguarda le particelle scrubanti. E l'ultimo invece è il lisciante con la polvere di noce d'albicocca, anche questo ovviamente, manco a dirlo, con 100% di granuli d'origine vegetale, quindi tre scrub. Quanto mi piace l'esfoliazione, ovviamente anche per il corpo utilizzo sempre degli esfolianti molto pratici, anche se di solito quelli con l'applicazione in tubo non sono tra i miei preferiti, però poi questi io non li ho provati. Perché a me piace lo scrub molto molto corposo, un barattolo con granuli grossi, tipo sale grosso per intenderci, o comunque zucchero grosso, tipo lo zucchero di canna, insomma, che siano molto scrubbanti e mixati con l'olio. Quel tipo di scrub mi piace tantissimo. Però ripeto, io non ho provato questo, c'è da dire, senz'altro che il tubo è molto più, come dire, molto più pratico da essere utilizzato in doccia, probabilmente, anche se io mi trovo bene anche col barattolo, cerco di non farci andare troppa acqua dentro, perché molti si rovinano, se aprite e avete le mani troppo bagnate ci cola dentro l'acqua, non è il massimo, però ecco, questi mi riservo assolutamente di provarli e vi faccio sapere. Invece voi fatemi sapere assolutamente se l'idea dell'utilizzo dei prodotti, insomma di provare effettivamente i prodotti che vi ho fatto vedere, può essere interessante, perché questi video hanno un senso per, diciamo, mostrarvi le novità che ci sono sul mercato, prodotti nuovi che escono, insomma, per chiacchierarne fra di noi appassionate, però poi per esprimere un giudizio sul prodotto preferisco fare di solito un video in cui lo provo insieme a voi e do le first impressions, per così dire, le primissime impressioni, e poi sapete però che lo rivedete nel tempo, se il prodotto mi è piaciuto, nei vlog, nei video in cui chiacchiero di skincare o di beauty in generale, e comunque se lo sto usando con una certa periodicità, ovviamente lo rivedrete nei video dei prodotti finiti. Quindi per oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito in questo video, di essere stati qua con me. Se il video vi è piaciuto, vi invito a attivare la campanella, lasciarmi il vostro like e iscrivervi al canale se volete, insomma, vedere altri video di questo e di altro tipo, ma che riguardano sempre beauty, makeup, fitness, chiacchiere in genere. E se vi va di sentirmi chiacchierare ancora di più, vi ricordo che ho un profilo Instagram in cui sono molto attiva e anche una pagina Facebook. Il profilo Instagram è Saidori, la pagina Facebook è L'Angolo di Saidori, quindi se bazzicate su uno di questi due social venitemi a trovare, perché sono molto molto attiva con contenuti differenti rispetto a quelli del canale. Produco dei post specifici per questi due social, quindi trovate degli argomenti su Instagram e su Facebook che poi non vengono ritrattati qua sul canale, quindi è come dire un ampliamento, perché sennò mi annoierei, quindi vado a chiacchierare sicuramente di cose diverse che riguardano sempre questo tipo di argomentazioni. Per esempio su Facebook sto facendo il Fitness Pills ogni lunedì, dove vi do pillole di fitness, quindi consigli eccetera eccetera, ma ci sono tutti i giorni almeno 3-4 post che riguardano il beauty, il makeup, le novità sul mercato, piccole mini recensioni. Sono molto molto attiva perché vi voglio tenere compagnia, mi voglio tenere compagnia durante questo lockdown, e voglio soprattutto mettere il turbo con L'Angolo di Saidori, perché mi sta piacendo tantissimo occuparmene veramente tutti i giorni a 360 gradi. Quindi se sei anche tu desideroso di passare un po' di tempo in mia compagnia, in compagnia della community, ti aspetto. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, vi mando un bacio, ciao!